Fatta e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima incredibile serie su A Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se per questo primo episodio riusciamo a raggiungere almeno i 50 like. E ci tengo a ringraziare veramente di cuore tutti quelli ragazzi che hanno partecipato alla piccola raccolta fondi che ho fatto appunto per cercare di raggiungere un certo budget per poter appunto acquistare questo gioco su cui poterci poi fare una serie. È stato praticamente solo ed unicamente grazie a voi se quest'oggi sono qua ad iniziare questo gioco, per cui grazie veramente, non faccio i nomi singoli, chiunque sa di aver donato, grazie davvero di cuore, vi voglio un mondo di bene ragazzi. Io sono davvero tanto impaziente di incominciare questo gioco perché diversi di voi me l'hanno consigliato. Alessandra, che lo sta già giocando, mi ha detto che ne vale veramente la pena, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a incominciarlo. Ok, questo è stato già un indizio che ci è stato dato ragazzi, a partire dal menu principale, eh? Eredità dei Derun, o Derun sarà, perché penso sia ambientato in Francia, forse. Non vorrei aver detto una cagata pazzesca, però siamo ragazzi nel periodo dell'Inquisizione, per cui l'ambientazione è medievale. E già questa cosa mi piace tantissimo perché il Medioevo è uno dei miei periodi storici preferiti, mi affascina veramente tantissimo, per cui già questo è un punto in più di questo gioco. Quello è il simbolo del salvataggio, teniamolo bene, bene a mente. Ok, Regno di Francia, perfetto, quindi non ho detto una cagata. 1348. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Ok. Noi. The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right. Let's go. Perfetto, noi impersoniamo Amicia, ragazzi. Questa ragazza adolescente. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Questo è il nostro padre, a quanto pare siamo. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Ok, questo suppongo che sarà il tutorial iniziale, insomma, ci insegneranno un pochettino come poterci muovere all'interno del mondo. Look, del gioco, almeno immagino. Your mother's ribbon is still here. Oh. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. If only she could come with us. Okay. La madre non ce l'ha più. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Derun. Okay, è figlia di un cavaliere, ragazzi, quindi diciamo che la famiglia è abbastanza benestante, direi. We all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of you. Ah, okay, ce l'hanno la madre allora. And I hardly ever see you. I see mother even less. Cavolo. Listen. We are here for you now. So, follow me, daughter. Hey, wait. I hope you have your sling. Of course. Speriamo di sì. Bello, ragazzi, bello. Questo bosco ha il suo perché, eh. Davvero, arrivo. Amicia Derun fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Ok. Perfetto. Avanzare verso la foresta, fatto. Raccogli le pietre per la fionda. Eccole qua.
Perfetto, quindi triangolo per raccogliere. I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this truck. Eccoci qua. Perfetto. Ok. It shall be done. Ci sono. Tieni premuto L2 per mirare con la fionda. R2 per caricare il colpo e rilasciare per scagliare. Perfetto. Oh. Cerchiamo di fare in fretta perché sennò non ci nominano cavalieri, ragazzi. Questo potrebbe essere un grande disonore. Disonore. Dov'è l'altra mele? Altre mele, oh! Altre mele, ce l'ho, no, aspetta! But your sling makes a devil of a noise. It was a present from you. Oh yes, I quite forgotten. Goodness, what's up with him? Che c'ha? He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. Much faster than I am. Ok. Ok, quindi premi quadrato per accovacciarti, tieni premuto R2 per scattare. Ok. Cane? Quindi premi X per superare alcuni ostacoli. Perfetto. Quindi quadrato per accovacciarci, R2 per scattare, X per superare gli ostacoli. E invece Leo se ne frega un cavolo. Vabbè. Ok, qua ci possiamo arrampicare, suppongo, con X. La musica già mi piace, ragazzi, eh. Ci siamo proprio. Ehi, cane, che hai? Che succede? Che c'è? Oh gosh, a wild boar. What a good dog. Caspita. Did he find something? Sì, ha trovato un bel cinghiale. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. Certo. I could use my sling. That might work. But you'll need to get closer. Ok, immagino che possiamo entrare nell'erba alta. Ok. Resta accovacciato tenendo premuto quadrato per fare piano. Ok, no, no! Time to make my move. Cavolo. Pensavo di dover tenere premuto. Ok, se già sono accovacciata, basta andare pian pianino nell'erba alta senza che il bel cinghialotto se ne accorga. No, ma ha visto! È di soppiatto al cinghiale, ma non ci sono riuscita. Colpisci il cinghiale alla testa. Allora, se io tengo premuto, però... No, non succede niente di diverso dal non tener premuto. I'm doing my best. I want that feast. I know. Lo so. You can do it, my darling. Sì, ce la posso fare, ma se... Stay low. E io infatti sto giù. Ma... Se poi... Ecco. Come ha fatto ad accorgersi? Mannaggia la pupazza, mannaggia. Lo stealth, sapete benissimo che di solito non fa per me, ragazzi. Sono troppo da assalto io. Ne restiamo nell'erba e vediamo se riusciamo a caricare sto benedetto colpo. Tac! Ammazza come l'ha atterrato! But the feast isn't on your plate quite yet. No. Go Leon, don't lose the scent. Se l'è squagliata, non è stato abbastanza potente. Minchia, era rimasto tipo mezzo stordito a terra. Attenzione. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leon. I'm coming, Leon. Keep him there and you'll get Oddio, allora, già sta parte della foresta non mi sta piacendo. Oddio, no. No. Ok, quindi bisogna fare pure attenzione a dove mettiamo i piedi, ragazzi. Il fango forse mi sa che è proprio meglio evitarlo. Ah sì? Non ci ho fatto caso. Vabbè, se l'ho colpito abbastanza forte da un attimo atterrarlo, ci siamo. Oddio. No, speriamo non gli sia successo niente, perché abbaiava fino a un attimo fa. Oh! These bridges were almost new. Ormai non lo sono più. Vabbè, quindi la madre non è che l'hanno persa a quanto pare. No. Cioè ce l'hanno ancora, solo che deve badare al fratellino più piccolo. Leo? Ok, ragazzi, ci stiamo rendendo conto di come è già cambiata l'atmosfera, vero? It's
the bow. But how? Leon couldn't have done that. What the Leo? Hell? Come here! Oddio! Leo! Ma è tipo c'è tipo de compo. Cioè, è stato tipo divorato, spolpato! Fino alle ossa, immagino di sapere chi può essere stato. Leo? Che è il nostro cane? Oh! I'm coming! No, 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 dov'è? Cosa? Oh, perché guarisce? Amore! Oddio! No, amore, che ti hanno fatto? Who did this? Oddio, no! What devilry is this? We must go immediately. Iniziamo bene, eh? Ok, io mi sfrego le mani, raga, perché... Allora, già dal poco che ho visto, tipo dal trailer di dimostrazione, eccetera, ragazzi, mi ero innamorata di quello che avevo visto. Sembra davvero figo. Per cui questa introduzione... I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her. She's probably... Looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. Dimmi. He was a good dog. Sì, lo so. Oddio, non riapriamo la ferita. Trova Beatrice negli alloggi di Hugo. Did you hear about the English troops arriving? Dove saranno gli alloggi e chi lo sa e chi lo sa? Buongiorno, però Amicia, potresti rispondere, quindi comunque non si dice Amicia. Amicia, perfetto, l'importante è saperlo. Oh, Lady Amicia. Salve. Have a good walk? Later, Flo. Sì. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Possiamo entrare qua. Ah, qua c'è una cappella. Come tipico dei castelli, ragazzi, c'è sempre... Salve, padre. Salve. Ok, è nel mezzo della preghiera. Che possiamo fare? Possiamo fare una preghiera? Take care of Leon, please. He deserves his place at your side. Even if he was a bit naughty sometimes. Goodbye, my darling dog. Che tristezza, cavolo. Allora, ragazzi, quando toccano gli animali domestici. Gli animali da compagnia, ecco, non domestici. I hope mother's not too busy. Ci siamo mai. Won't last long. The rain has already ruined the harvest. Bene, a posto. Ah, Gabrielle, is mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. Cavolo, perfetto. She won't be in a good mood. Quindi, ragazzi, la madre si prende cura del fratellino più piccolo di Amicia, che a quanto pare non se la passa sempre bene. Infatti, l'altra tipa ci ha appena detto che stanotte ha avuto un altro dei suoi attacchi. Allora, l'ambientazione, ragazzi, è fighissima. Veramente ricca di dettagli. Cioè, anche per dire, per esempio, il muro, ragazzi, guardate un po' che roba. Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Ah? No, aspetta, aspetta. Have you been to see mother? Indeed. Do you sì. Do you want to see sì, her? Sì, la devo vedere, it's important. Sì. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Ok, ma io dovrei vedere mia madre, sinceramente. Cosa c'è sul letto? Cos'è? It's the placemat that mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Thank you, Louise. Grazie. You're welcome, sweetness. Look after it now. Certo. Qua che c'è? Oh, Leo. Oh, what am I going to qua teneva il cane. Oddio, che tristezza. Vabbè, torniamo nell'altra camera, ragazzi. A quanto pare la madre è qui dentro. Mother? Mother, are you here? A quanto pare comunque Amicia non ha tutti sti gran contatti con il fratellino Hugo, eh. Meno così mi sembra di aver percepito. Mother? You know you're not supposed to be here. Ah, I know, but something attacked Leon in the forest.
My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh! You are to stay here with your brother. Oddio, che sta succedendo adesso? What's happening? Close the door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But... Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, mother. Conosce appena, madonna, non hanno mai contatti allora sti due fratelli. Cavolo. Qua qualcosa non va. Tieni premuto cerchio per saltare. Perché me lo dite adesso? Me lo dite adesso così? Ma forse quando si avvicina a sporgenza, ragazzi, perché adesso non me lo fa fare. It's locked. Chiusa. Qua. È chiusa. Dove caspita è nostro fratello? Hugo, sei qua dentro, forse? Magari, ammazza come... Ah, questa era la porta che era chiusa, mi sa. How long has he been here? 4 years? 5? Hugo? Ehi. Mommy, are you there? Oh. Where is he? Che voce. Hugo? Che voce piccola. Sei qua dietro. Oh. It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mommy will be back soon. Move, come on. Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men. Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Touch the house. You know. Is that mommy? Oh. Hugo, come here. What's happening? Okay. Shh. Oh. I know you're here, kid. I don't have time to play games. Oh, merda. Oh, merda. Where have they hidden him? E dove vado? Ah, sono dentro. No. Shh. Hugo, it's me, Gabriel. Come here, quickly. Oh. What the hell are you doing? Let's go. The kid, huh? Oddio, che Dio. Ma perché? Perché proprio sto bambino? Perché? Che ha fatto? Oddio. Oh merda. Oh, ma dove caspita? Volete che fa? No, I'm begging you. Hugo's not here. And you? Come on. Oh merda, ragazzi, come si è ribaltata la situazione, avete visto? Com'è cambiata immediatamente l'atmosfera, eravamo felici e spensierati nella foresta. E il nostro padre già non c'è più. Mother, I have to find mother. She'll know. A quanto pare, ragazzi, il gioco sarà incentrato su questo, sul proteggere nostro fratello, che ovviamente... Louise! Think it's funny making me run like that? Amicia! Please! Oddio, ma perché devo... Ma perché? We need to move. Don't look. We serve a higher power. Sì, certo. Let's check you're not hiding anything. Ok, la luce al lato dello schermo, non so se l'avete tipo notata. Ok ragazzi, questa luce al lato dello schermo indica la presenza dei nemici, se non sbaglio. Adesso mi scoprono di sicuro, ragazzi. Io vi avverto che è molto probabile che mi beccheranno prima che io esca da qui. Lady Beatrice is a good soul. Right, there are still rooms to be searched. Finish the
sì. Oddio, perché sta mattanza? Oh, perché questa strage? Va bene. Nostro fratello è piccolo, ragazzi, è indifeso, per cui probabilmente nel corso del gioco potrà fare quasi niente, credo. Well, well, well. Oh no. Where do you think you're going? My children. Oh. What is happening? We will be all right, do you hear me? Come on. Una brutta sensazione pure riguardo alla madre, ragazzi. Hugo, take your sister's hand. I'll go first and you just have to follow me, all right? Ok. Va bene. Vedete, tieni premuto, se lasci Hugo da solo andrei in panico e attirerai i nemici in zona, per cui dovremmo cercare di lasciarlo solo il meno tempo possibile, ragazzi. Covacciati per fare piano e nasconditi nell'erba alta per essere invisibile. Zitto, 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 Hugo, zitto. Che se ci beccano qua è la fine per tutti noi. Bene. Mi piace sta cosa, nel senso che essendo un bambino lo fanno comportare come tale, nel senso se lo lasci da solo, giustamente un bambino che fa, ragazzi, va in panico. Niente, niente. Ok. Madonna, raga, perché forse gli sono andata troppo tipo addosso, anche se ero nell'erba alta e si è accorto di noi. Ok, cerchiamo di non ripetere lo stesso errore, perché ripetere lo stesso errore sarebbe proprio da imbecilli. Cerchiamo di stare il più vicino possibile al muro, ragazzi, perché non ci... Ok, forse è il caso di stare fermi quando ne passa uno. Non si può mai sapere, ragazzi. Ok, ci siamo. Ok, madre, mostraci la via. Senza paura. It worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. They're like family to me. You're nothing to me. Go to hell. Oh yeah. You first. Have a little think, and I'll come back later. Okay. And you, don't die without talking to me first. Oddio. The bastards. Che roba, ragazzi. Oh, we have to get through. Yes, help him. I'll carry you. Ok, ok. Perfetto. Ovviamente lo dobbiamo aiutare noi, ragazzi, a salire, sporgenze e tutto il resto. Va bene, mi avvicinerò a dove è madre, allora. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the crates over there, your sling will get us away. Ok, per essere più furtivo tieni premuto L1 per lanciare proiettili a mano. Aspettate, non ne ho. Perfetto. Per cui con L1, ragazzi, si lanciano proiettili a mano, perché ci ricordiamo che nostro padre ci aveva detto che la fionda faceva un sacco di rumore, ragazzi. Ok, quindi dobbiamo cercare sempre di evitare i nemici, ragazzi, perché ovviamente siamo una ragazzina adolescente e un bambino. Che cosa possiamo fare contro dei nemici grandi e grossi, capite? La malattia. Ok, la guardati intorno, lancia oggetti contro gli oggetti metallici per creare diversivi, perfetto. Questa fase iniziale, ragazzi, ovviamente è tutta un grande tutorial, per cui dobbiamo cercare di evitare i nemici, creare diversivi. Dovrò, ragazzi, Maybe by throwing one of these pots. Really? Quindi raccolto un vaso, tieni premuto R1 per aprire il menu selezione. Ok, così possiamo scegliere, ragazzi, cosa lanciare.
Listen, tieni premuto L1 a premere R2 per lanciare il vaso su una superficie. Nemici evidenziati di bianco sentiranno il rumore dell'impatto e andranno ad indagare. Perfetto, lo lancerò lì. That noise. Better go see what it was. Ok, la, insomma, diciamo che il metodo di gioco di base è già visto comunque. Cioè, abbiamo già visto ovviamente in altri giochi, ragazzi, i metodi per creare i diversivi e tutto il resto appresso. Però ci sta, in questo contesto ci sta assolutamente. Ecco. The hole in the wall. Yes, Hugo. I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. Tocca a lui, ovviamente, che è più piccolo, ragazzi. Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through. All right? All right. Ok. Ma Hugo può gattonare negli spazi stretti. Premi in su tasto direzionale su per chiedergli di intrufolarsi. Perfetto. Forza e coraggio, Hugo. Dai. Dai, dai, dai. Ovviamente, quindi dovremo sfruttare la sua... Hold my hand. Come on. Vieni, vieni. Diciamo la sua piccola taglia, ragazzi, per... Wait. Per far sì che si intrufoli negli spazi stretti e che quindi ci apra, insomma, porte, varche, tutto quello che è. Perfetto, possiamo passare in mezzo ai rami senza farci niente. Meraviglioso, senza far rumore. Ok, dai, gliela facciamo passare. Eccoci qua, forza Hugo, dai. Wait, I'm coming. Amicia, you have to help him next time. Ah. Sorry, my head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in and blow out. In. Out. Like that, slowly. Oh, Mother, we can't stay. Give him a little time. All right, Hugo. Non mi sembra che stia bene. So, let's continue. Courage, my darling. Ok, ok, quindi potremmo avere a che fare anche con queste cose. Perfetto. Quindi probabilmente ci saranno momenti in cui dovremmo fare tipo quello che ha fatto adesso nostra madre. Non lo so, ragazzi. Forza Hugo, dai. There you go. Opla. E di che? Che educato, piccino. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. Cross, make a diversion. Alone? Yes, you'd have more time. Ok. Quindi puoi premere in giù per far sì che loro, insomma, restino dove stanno. Noi abbiamo uno scatto più repentino, per cui appena il nemico si girerà. Ok. Ecco fatto. Prendiamo uno di questi vasi, anche perché possiamo portarne soltanto uno per volta, almeno per adesso. Per cui adesso lo lancerò. Aim well. Mother and Hugo need time to get through. Eh sì, per cui lo lancerò più di qua, guarda. I need to call them now. Qui, forza, forza, forza ragazzi, muovetevi, muovetevi, muovetevi. Spero che faccia il tempo, speriamo. Come quickly. Dai, 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 dai. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Ok, proseguiamo. Probabilmente si creeranno, ragazzi, comunque. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes, but we can wait until he goes away again. Ah, ok. Ok. Perfetto. Giustamente, se lui poi viene fin qua, ma poi quando torna di là ci dà le spalle. Ecco qua. I think it came from over there. Ma perché fanno i commenti tipo, cioè, parlandosi da soli, nel senso, oh, ho sentito un rumore, andrò a controllare laggiù. Cioè, queste cose mi fanno sempre un pochettino ridere, cioè sorridere, ragazzi, più che altro. Get out of here. Ok, vai via, vai via, vai via, che non ci piaci, anche se non ti si vede la faccia, non ci piaci. Andiamo, approfittiamo che ci dà le spalle. Perfetto. Oh, ce l'abbiamo fatta? Siamo fuori? This way. This way. Follow me. Ah, un servo. Uno dei servi.
My darling. Go and hide quickly now. Madame, they are Amicia, here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You do not need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Ok raga, allora, sta iniziando il capitolo 2 che si intitola Gli stranieri, ha salvato la partita. Ovviamente riprenderemo da qui la prossima volta. Che dire, che sono piacevolmente colpita ragazzi e sono quasi sicura che questo gioco soddisferà appieno le mie aspettative. Fatemi ovviamente sapere ragazzi voi che impressioni avete avuto da quello che abbiamo giocato in questo primo episodio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!